Nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Ci mettiamo alla tua santa e divina presenza, Signore Gesù, in questo nuovo giorno, invocando la tua assistenza su questa nostra meditazione, anzitutto riconoscendoci, come sempre, poveri, piccoli, indegni, meritevoli, ricoperti di difetti, di peccati e di imperfezioni, incapaci di alcuna azione utile alla salvezza, e bisognosi del tuo perdono e della tua clemenza. E invochiamo lo Spirito Santo perché ci faccia da guida e da maestro in questa meditazione. Deus meus tot corde venite a me, omnium meorum peccatorum me vade destor, quia peccando non sono pena sate iuste, statuas promovitus sumus et preserti qui offendite, summum bonum ac dignum qui super omnia litigaris, Ideo firmi ter propono, adiuvante grazia tua, decetero me non peccatorum, peccandico che se ne sprozzima fugiturum. Amen. Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, impe superna grazia, quae tu creasti pector, qui liceris paracletus donum deatis, et vos vivus in escartes, spiritaris sonus. Tu sanctiformis mulier, digitus paterne dextere, Tu vite promissum patris sermone dita scriptura. Scende lumen sensibus in fundo cum fortibus. Infirma nostri corporis virtute firma sperpiti. Postem reperta stongius, facenque dona sprodi nostruttore sit te preio vitemus omne noxium. Per te sciamus ta patem. Noscamus atque filium teque, utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Padre sit gloria, ac filio bio mortuis, surrexit ac paraclito, in seculorum secula. Amen. Emitte Spiritum tuum che avuntur te novamis facem terre. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo, di Suor Maria Cecilia Dai. Libro terzo, capitolo primo, ciò che operò il Figlio di Dio nel suo interno durante la malattia e la morte di San Giuseppe. Seconda parte. Rassegnazione di Maria e sentimenti di Giuseppe. Ottenuto tutto questo dal padre, lo pregai di dare anche alla mia diletta madre una nuova grazia, perché si uniformasse alla volontà sua e volentieri abbracciasse il dolore che per l'infermità del suo sposo Giuseppe doveva sostenere. Mi favorì il padre, quantunque non fosse ciò necessario, essendo già la diletta madre in tutto uniformata, non di meno lo feci in segno della mia gratitudine verso di lei, perché godevo molto di vederla arricchita sempre più di nuova grazia. Ringraziato il padre mio, parlai alla diletta madre e le manifestai l'infermità imminente del suo sposo Giuseppe. L'animai alla sofferenza e l'assicurai della mia continua assistenza. La diletta madre ricevette questa notizia con somma rassegnazione, mostrandosi pronta a soffrire di buon cuore tutto ciò che il padre mio le avrebbe inviato e prendendo da tutto occasione per esercitare la sua virtù. Provo pena per tutto ciò che doveva soffrire il suo sposo e mi pregò che, se era possibile, le avessi impetrato dal padre che tutti i dolori che doveva soffrire Giuseppe ricadessero su di lei. Ma manifestandogli io che la volontà del padre non era quella, si umiliò alle divine disposizioni e si uniformò in tutto al divino creatore. Offrì questa carità di Maria verso di Giuseppe al padre mio, e poiché vidi che fu molto gradita al padre questa offerta, avendole io accresciuto il merito con l'offrirgliela, lo pregai che per quel compiacimento che ne aveva si degnasse di dare a tutti i miei fratelli un simile sentimento di carità fra di loro, cioè di offrirsi prontamente a soffrire i travagli e i mali dei loro prossimi affinché quelli ne restino liberi. Vedendo che questa carità era molto gradita al padre mio, maggiormente lo pregavo.
Egli molto mi consolò, facendomi vedere quanto in questo si sarebbe mostrato generoso verso le sue creature. Intesi anche molta consolazione nel vederne alcune che avrebbero approfittato di questa grazia. Con molto gusto del Padre mio e loro profitto. Non mancò di essere amareggiata questa mia consolazione nel vederne molti che non solo non avrebbero approfittato della grazia da me loro impetrata, ma avrebbero fatto tutto il contrario, procurando di alleggerirsi dei propri mali e travagli e inviarli a danno del prossimo. E non riuscendo a farlo con le opere, non avrebbero mancato di farlo col desiderio. Molto mi amareggiarono questi tali, e per essi pregai il Padre di compatirli, ed anch'io li scusavo. Ma poiché la loro malizia e mancanza di carità era molto grave, non avevano scuse dinanzi alla giustizia del Padre, che si mostrava irato verso di essi. Procuravo di pregarlo, mostrandomi pronto a dargli tutta la dovuta soddisfazione. Con questo si mostrava placato. Lo ringraziavo poi da parte di tutti quelli che avrebbero approfittato. Gli domandavo nuova grazia per essi e per quelli che avrebbero abusato ed operato il contrario. Tuttavia lo ringraziavo per causa della loro misericordia per amore mio. Riceveva il Padre con molto gusto questi ringraziamenti ed io tutto lo lodavo, benedicevo e magnificavo. Dopo essermi intrattenuto con la diletta madre, Giuseppe venne per unirsi a noi nel lodare il Padre mio, come era solito alle ore stabilite, e insieme lo lodammo, recitate le divine lodi e offerti da io come al solito. Feci loro un breve discorso intorno a ciò che il Padre mio disponeva riguardo alle sue creature e come queste devono in tutto uniformarsi al suo divino beneplacito, ricevendo con allegrezza di animo tutto ciò che lui invia per loro profitto e per acquistare merito. Durante questo discorso pregavo il Padre mio che desse a Giuseppe una luce particolare per conoscere che si avvicinava il tempo della sua morte e che gli era preparato il calice da bere nella sofferenza dei suoi dolori. Penosa infermità e che insieme Dio gli avrebbe dato un animo forte e superiore alla sua umanità perché questa ricusa con tutta la sua forza il patire. Lo fece il Padre mio con grande amore a Giuseppe, tutto ricevette con grande rassegnazione. Comprendendo con la luce divina che già si avvicinava alla fine della sua vita, godette nel suo interno e tutto si abbandonò nelle mani del Divino Padre. Continuò il mio discorso, Giuseppe mi guardava con occhi compassionevoli ed amorosi, commosso fino alle lacrime, fra il giubilo e il dolore. Gioiva nel dover adempiere la divina volontà e vedersi al termine dei suoi giorni, e sperava di andare presto a godere Dio, a cui così bene aveva servito ed obbedito. Già sperava che, come la maestà sua l'aveva tanto favorito in terra, dandogli in custodia alla sua diletta madre e me, suo figlio unigenito, così l'avrebbe molto favorito in cielo. Sentiva però una grande pena, dovendo lasciare la sua amata e diletta sposa Maria e me, suo figlio adottivo. Nello stesso tempo che io parlavo, egli andava dicendo fra sé: «O figlio mio, amato Gesù, io pur non godrò della tua amabile presenza. Dunque io dovrò lasciarti e non ti vedrò più in carne mortale. Credo e spero però che tra breve ti vedrò glorioso, trionfatore della morte e che per mezzo della redenzione verrò con te negli eterni tabernacoli». Queste ed altre parole andava esprimendo nel suo interno, mentre io parlavo. Mi ferivano il cuore queste sue espressioni, in verità. Con che grande amore lo guardavo, pregavo il Padre mio di dargli fortezza in quell'occasione perché il suo dolore era molto giusto. Giuseppe rivolgeva poi i suoi pensieri verso l'amata sua sposa e
e sentiva trapassarsi l'anima dal dolore nel pensare che doveva lasciarla. Ed anche a lei parlava internamente e diceva: «Mia amata sposa Maria, io non sarò più degno di stare in vostra compagnia. Non godrò più la bella sorte di trattare con voi, degna madre di Dio. Il dolore mi trapassa l'anima al pensiero di dovervi lasciare. Però vado sicuro, perché vi lascio con Gesù, nostro bene. Ma intanto io non godrò più la vostra amabile compagnia». Con questi ed altri discorsi si intratteneva Giuseppe, e lo confortavano molto le mie parole, che tutte tendevano ad aiutarlo ad uniformarsi alla divina volontà. Vedeva la diletta sua sposa tutto ciò che passava nel suo interno e per lui molto pregava il Padre mio. Sentiva anche lei grande pena, perché molto l'amava e lei pure lo guardava con compassione. Era però serena e non dava segno alcuno di ciò che sentiva. Audentur Iesus et Maria. Bene, oggi un brano, come sempre, del resto molto intenso e istruttivo, che ci darà modo di riflettere su alcune cose molto importanti per la nostra vita interiore, per il nostro cammino di santificazione. La numero uno: sappiamo già, l'abbiamo detto tante volte, che ci sono un certo numero di croci che il Signore ci prepara. A volte possono essere molto piccole, anche legate a, tra virgolette, disavventure della vita quotidiana. Bisogna sempre vedere le nostre reazioni, perché la reazione giusta, anche se Gesù stesso lo riconosce, che la natura fa la matta, perché la natura rifugge ogni forma di sofferenza come la peste bubbonica, è stata del resto programmata in questo modo, perché Dio non ci ha creato per farci soffrire. Questo sia sempre ben chiaro, ogni tanto facciamo un po' un rewind, eh. La nostra ripugnanza verso la sofferenza, che è naturale, e per cui ci vogliono gli atti di volontà, motivati da buone ragioni e sostenuti dalla fede per superarla, è programmata, perché noi non siamo stati creati per soffrire. Dio non ha fatto creare l'essere umano per questo motivo. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, dice il libro della Sapienza, e la croce è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo. E adesso non c'è niente da fare, adesso non c'è da fare. È come la condizione che abbiamo assunto dopo il peccato originale. La concupiscenza te la tieni. I bambini nascono così come nascono oggi, non sapremo mai, almeno in questa terra, perfettamente come sarebbero nati. E tante altre questioni. Però il programma rimane quello originario, perché Dio l'uomo l'ha programmato così. E quindi per abbracciare il dolore, la croce, ci vuole, e qui pregano anche Gesù, no? Dice che prega per Giuseppe perché avesse appunto una forza sovrumana, perché per soffrire questo ci vuole. Quindi questa preghiera è sempre gradita. Poi abbiamo un'altra bellissima preghiera che Gesù approva, anche se, attenzione al dettaglio, perché preghiera è un'offerta gradita a Dio in quanto alle motivazioni, ma ovviamente non accettata da Dio perché non conforme ai suoi voleri, no? È l'offerta di Maria Santissima a patire le pene di Giuseppe. Quindi non soltanto tutto quello che avrebbe patito in conseguenza, ma pregò, dice, se era possibile, l'avessi impedito dal padre che tutti i dolori che doveva soffrire Giuseppe ricadessero su di lei, per risparmiarli agli altri. E qui come faccio, figlioli miei cari, a non ricordare il mio caro amico Francesco? Come faccio? Perché lui l'ha fatta questa cosa.
Perché la carità quando diventa eroica preferisce soffrire lei piuttosto che soffrono gli altri. Io me lo ricordo. Dopo 6 mesi di Via Crucis, quel momento in cui stava un pochino meglio, con quel tumore terrificante, con tutte quelle terapie massacranti che aveva fatto, quando mi disse che lui non sapeva cos'era il dolore prima di quella brutta vicenda, adesso lo sapeva molto bene. E mi raccontava di quel lago 19 che ti ficcano dentro il midollo osseo per farti la puntura spinale, che ha detto che le stelle si contano tutte quante. E però concluse dicendo: Francesco, però sai che ti dico, Leonà, se è proprio questa sofferenza tu hai capitato a qualcuno, è meglio che è capitato a me, così si era risparmiato qualche nostro amico. Una delle frasi più belle che abbia detto, una delle frasi che a mio avviso meglio manifestano non solo la bontà e la bellezza di quell'anima, ma anche presumo la sua santità. Lungi da me dare attestati di santificazione e sostituirmi alla Chiesa nel lavoro che deve fare lei, insomma, però questa frase è pesante, emblematica. Chi di noi sarebbe capace di dirla? O chi di noi sarebbe capace di dire: ma attenzione, seriamente, perché poi se il Signore l'offerta la accetta, lo fa, eh? Quella di Maria non l'ha accettata perché non era sua volontà, l'ha gradita, ma non l'ha accettata. Perché era scritto che San Giuseppe dovesse soffrire lui, guadagnare lui quei meriti e dare a lui quella gloria accidentale a Dio. Ma se questa era una cosa, tra virgolette, trattabile, quindi non era un decreto di quelli, perché secondo il nostro modo di parlare ci sono alcune cose che se Dio dice che si fanno, quelle cose si fanno, punto e basta. Fenomenologicamente, per usare una parolona, appare così, cioè quello che si vede è questo. Ci sono altre volontà che sono subordinate, non è detto che si compiano, o altre che sono subordinate alle nostre scelte. Ci sono. Questo è un mondo misterioso, anche il mondo della volontà di Dio, nessuno può pensare di districarsi con troppa disinvoltura e troppa faciloneria, no? Quindi, cioè, stiamo sempre dinanzi a qualche cosa che è molto più grande di noi, che ci sovrastano. Quindi l'offerta di una cosa perfettissima è proprio animata da una carità eroica verso il prossimo, gradita al Signore. Perché il Signore la gradisce, ma dice: guarda, grazie, ma non la posso accettare. E questo si può comprendere quanto è importante fare le nostre offerte, no? Senza paura. Gesù chiese ad Abramo, per esempio, lo sappiamo, il sacrificio di Isacco, ma con l'intenzione di non farlo uccidere, quindi voleva solo vedere se Abramo avesse fatto questa cosa, se lui era disposto a darglielo. E non a chiacchiere, ma a fatti. Dopo gli ho detto: tienitelo, non c'è nessun problema. Quindi questo ci fa comprendere l'importanza che avrebbe il mettersi dinanzi a Dio con un'apertura a 360 gradi, non mettersi in testa nulla. Qualunque cosa ci sia nella nostra vita, qualunque cosa abbiamo, qualunque cosa facciamo, dice, vabbè, fino a quando vuoi, se vuoi, quanto vuoi, continuo. Se un giorno mi fai capire completamente altro, ma io faccio completamente altro. Se un giorno mi fai capire che vuoi tutto, ma io ti mollo tutto seduto a stante, perché abbiamo tanti problemi in meno. Molto importante, perché chi fa queste cose e comincia, diciamo, a incamminarsi seriamente verso un adempimento, non dico perfetto, ma buono, del primo comandamento, no? Amerai il Signore di Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la terra, con tutte le tue forze, il prossimo come te stesso. Comandamenti che tutti siamo tenuti ad osservare. E infatti Gesù, anche se questa offerta della Madonna non è accettata, prega che ci siano molti pronti ad offrirsi, a soffrire i travagli e i mali del loro prossimo. E questo siamo reduci dal pellegrinaggio all'Urto, l'abbiamo visto ampiamente, essere proprio una. Quando la Madonna chiede penitenza, penitenza, penitenza. Per i peccatori, che cosa. Perché si fa penitenza per i peccatori? Perché i castighi che spetterebbero a loro me li prendo io. E in cambio chiedo al Signore che gli chiami le coscienze e gli dia le grazie di sentire almeno la chiamata alla conversione. Questo è evidentemente una forma di eroismo piccolo, vabbè,
bene, poi medio, grande, dipende da quello che... Però, molto gradito a Dio. E invece ci sono quegli altri, espressioni proprio dello spirito del mondo, che quando c'hanno qualche croce, vorrebbero alleggerirselo e mandarlo al prossimo, perché quello che si dice ordinariamente non è quello che ha detto Francesco, ma si dice un'altra cosa. No, ma tra tanta gente che c'è nel mondo sta questa cosa, la capita proprio a me o no? Io ho sempre sentito questa musica, questo disco. Una volta solo ho sentito un altro disco in vita mia. E questo è peccato grave, dice Gesù, perché mancanza grave alla carità. Io non posso mica, dico, vabbè. Sto soffrendo questa cosa per liberarmi, la soffra qualcun altro al posto mio. Ma che razza di discorso è? Eppure c'è chi lo fa. E dice che questa malizia e mancanza di carità, dice Gesù, è molto grave. Senza scuse dinanzi alla giustizia del Padre. E poi Gesù, come sempre, applicava. Occupata a placarla, eccetera, no? Quindi questo è il primo grande argomento, questi due punti di riflessione, no? Se siamo capaci di fare qualche offerta e siamo capaci di sobbarcarci di qualche pena a favore del prossimo, oppure Dio non voglia, se vogliamo scaricarcene a scapito del prossimo. E su questo qua non meditiamo sempre, ovviamente, la massima apertura e sincerità del cuore. Poi c'è la seconda parte. Gesù prega perché il Padre mandi qualche grazia che faccia presentire a San Giuseppe l'appropinquarsi del dolore e della morte. Penso che molti di voi sappiano, se non lo sanno, dopo queste affermazioni, che sono moltissimi santi nella storia della Chiesa, che hanno ricevuto da Gesù la rivelazione anticipata del giorno della propria morte, il che è una grandissima grazia, che se ne pensi. E confrontiamo questa cosa qui con le pazzie di adesso, le ultime che mi sono capitate recentemente, di chi non ti chiama a dare almeno l'olio santo, lasciamo perdere gli altri sacramenti, che al 90% dei casi si potrebbero manco dare a un moribondo, no? Manco ti chiamano. Perché il Signore rivela il momento della morte? Perché uno si possa preparare santamente, perché possa affrontare l'agonia e gli ultimi momenti da buon figlio di Dio. Perché Sant'Alfonso, se non ricordo male, nella pratica di amare Gesù Cristo, dice queste parole: attenzione, c'è tanta gente che ha paura di farsi troppo purgatorio. Questo lo dice lui, è un dottore della Chiesa, quindi non è la Sibilla Cumana, quindi non è un oracolo infallibile, però questa cosa viene dal peso della sua esperienza, dal peso della sua autorità. Lui dice che chi accetta la morte, chi è nella propinquarsi della morte, fa a Dio il sacrificio della vita. Dice: senti, signore mio, per San Giuseppe morire era un sacrificio, no? Perché dice: io non posso più vedere Gesù sulla terra, non posso più godere della presenza di Maria Santissima come sposa. Insomma, non è mica tanto facile, ma l'ha fatto. Perché ha affrontato santamente la morte. Quindi fare il sacrificio della vita, che è cosa per cui Sant'Alfonso dice: chi fa questa cosa? Quindi chi nella propinquarsi della morte dice al Signore: Signore mio, sta arrivando la fine, io sono pronto, bisogna fare la tua volontà, ti ringrazio per tutto quello che mi hai dato, ti faccio volentieri il sacrificio della mia vita, solo per quanto posso, procuro di fare una santa morte. E guardate, per fare una santa morte ci vogliono queste cose. Prendete appunti se volete, ma non è perché le dico io o che voglio fare. Spero un giorno che il Signore faccia vedere a tutti quello che io penso di me stesso, così si fugherà qualunque dubbio che io dica qualcosa, perché insomma pensi di essere o di valere qualcosa, di meritare qualcosa. Però questa cosa la devo dire, forza, perché è così. Fare una santa morte bisogna per tempo fare la confessione generale o rifarla. Ebbene, l'ultima confessione deve essere proprio l'espluà, la migliore confessione generale che ho fatto in vita mia. Ecco,
Così famo tutto un conto. Da quando sono nato fino adesso, magari uno ha fatto la confessione generale a 50 anni, ma a 80 anni voglio ancora ammettere roba, no? Che ce ne stanno altri di 30, magari sono più piccoli, però quella è la prima cosa. La seconda cosa, bisogna prendere l'unzione degli infermi, preferibilmente in antico, quando venivano unte tutte le membra. È bellissima l'unzione in antico. Non soltanto la fronte, le palme, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, che si dice per i peccati commessi con questo senso, per la tua, sì, la tua benissima misericordia, ti conservi la grazia dello Spirito Santo, eccetera, eccetera, no? Perché tutti quanti i nostri, quelle membra, quindi le orecchie, tutte le cose che abbiamo sentito qua avremmo dovuto sentire, gli occhi, tutte le cose che abbiamo visto avremmo dovuto vedere, la bocca, tutte le cose che abbiamo detto, perché è stata a Gogò e non avremmo dovuto dire, le mani, tutte le operazioni che abbiamo fatto e che non avremmo dovuto fare le opere, i piedi, tutti i desideri, i sentimenti malsani, le intenzioni malsane che non avremmo dovuto coltivare, il petto, stessa cosa. Poi prendere il viatico come Dio comanda, l'ultima comunione, che dovrebbe essere veramente la super comunione, no? Per i fedeli laici pare un po', possono tranquillamente traslare quello che si dice di un prete, no? Celebrare la messa come se fosse la prima, come se fosse l'ultima e come se fosse l'unica. Questo si può fare tranquillamente con la comunione, no? Come se fosse la prima, come se fosse l'ultima e come se fosse l'unica. Però l'ultima, se il Signore ci dà la grazia, che spero che tutti la consideriamo una grazia, non è una grazia che, oh, io spero che mi venga un infarto e così muore, ma come me ne accorgo? Ecco, bravo cretino, abitante di Creta ovviamente, si intende. Questa non è una grazia, questa è una disgrazia. La morte improvvisa non è una grazia, è una disgrazia, perché non ti consente appunto di vivere la morte così come un figlio di Dio la vive, che è così. Fatta la confessione generale, mi prendo una bella assoluzione, mi prendo un bell'olio santo, non quando capisco più niente, ma capendo, quindi mi prendo sta bella grazia sacramentale e il vestito con cui mi posso presentare un po' meno indegnamente dinanzi alla divina giustizia, e poi faccio l'ultima comunione con tutto l'amore possibile e immaginabile, e poi prendo un bel crocifisso. Io una volta sola ho visto una cosa di questo genere, nella mia vita, se lo racconto sempre. E mi prendo sto crocifisso e comincio a starmi con il crocifisso vicino e me lo guardo e me lo ricopro di baci con invocazione, Ave Maria, attendendo il momento del trapasso. E quando arriva che sono prossimo, magari fossimo consenti con scelti la lavorazione, si richiama il sacerdote, si fanno tutte le preghiere, l'ordo commendazioni sanime, anche questo molto meglio in antico, che sono molto più belle, molto più numerose le preghiere, ci sono una montagna di stupendissime preghiere con cui il sacerdote sbanca tutto il paradiso per invocare l'assistenza, compreso di San Giuseppe, soprattutto tante preghiere sono rivolte a San Giuseppe, perché è il patrono della buona morte, per morire santamente. Poi, se uno vuole, si aggiunge una bella coroncina della Divina Misericordia, questa è la pratica devozionale, con questo il Signore ha detto che è molto potente per gli agonizzanti, e poi si muore, tutti contenti, non avendo paura, certo. Soffriamo perché comunque si lasciano tante cose che sono comunque care, quella è comunque una sofferenza, quella sofferenza ci sta, ce l'aveva San Giuseppe, ce l'aveva la Madonna, quindi come non ci sta, ce l'aveva Gesù, perché la morte non è comunque un evento lieto, però che vi rendete conto di viverla così, che roba che è, ma tutti i cristiani dovrebbero viverla così, ma non esiste che io vada a fare i funerali, ma l'80, forse il 90% di gente che non si è mai vista e conosciuta, ma in che razza di mondo stiamo campando? Pensate agli autotreni di grazia, cioè uno che si presenta davanti alla Divina Giustizia e muore senza la confessione, senza il viatico, senza l'olio santo, senza le preghiere del ministro della Chiesa, ma che caspita! Io non ho parole proprio. Tu dici l'ignoranza? Eh sì, l'ignoranza, però questa non è un'ignoranza giustificabile, questa è un'ignoranza colpevole, questa è un'ignoranza grassa, questa qui.
Perché il cervello, per pensare che abbiamo un'anima, ce l'abbiamo tutti quanti. Il cervello per farsi qualche domanda, ma che ci starà dopo? Cioè, sta niente dopo? Siamo sicuri che c'è niente? E se ci fosse qualcosa, che gli vado a raccontare quel qualcosa o quel qualcuno che ci sta? Amici cari, purtroppo questa è la situazione. E quindi Giuseppe se la prende, sta grazia, capisce? Prega, che cosa? L'unica cosa che dobbiamo pregare è di fare una santa morte, di fare una grande morte. Allora, Sant'Alfonso, non so se l'ho detto, comunque lo ripeto, dice che chi accetta da Dio la morte, gli fa il sacrificio della vita, dice, beh, signore, siamo pronto, sia fatta la tua volontà, anche questo Francesco ha fatto, eh. Oggi è una meditazione. Chiamiamola francescana, ma non nel senso di San Francesco d'Assisi, perché sempre con le orecchie mie io ho sentito dirgli alla madre davanti a me. Io pensavo che il Signore mi guarisse, ma il Signore non mi ha guarito e non mi guarisce, mamma. Io sono pronto, facciamo la sua volontà e tu ricorda che c'è un altro figlio. Io arriverò a 90 anni, se ci arrivo a 90 anni, con la testa mi scordo pure quanti anni ho ogni tanto, ma queste cose sto tranquillo che ci vorrebbe questo elettroshock per dimenticarle. Chi se ne scorda queste cose? È successo 30 anni fa, e per me 30 anni fa è un numero proprio, è un numero borderline, è 93, quindi siamo nel 2024, chi se ne scorda? Uniformati, dice Sant'Alfonso, non ti fai il purgatorio. Se fai questa cosa in maniera perfetta non ti fai il purgatorio. Anche perché, tanto per dirle un'altra, l'ultima, tra i benefici che la Chiesa fa a un morente c'è l'indulgenza in articulo mortis, l'indulgenza plenaria in articulo mortis, che il sacerdote vuole impartire. Penso che tutti sappiamo che l'indulgenza ti arriva come plenaria se te lo meriti che ti arriva come plenaria. Detto, non dimentichiamolo, perché l'indulgenza arriva come plenaria, chi sta in grazia. E con l'affetto distaccato dal peccato anche veniale, se no non ti arriva come plenaria. Pure se fai 100.000 opere indulgenziate in indulgenza plenaria, se ci stanno queste due condizioni non ti arriva l'indulgenza come plenaria. Ma pensa un po' se uno sta in grazia e sta veramente con l'affetto distaccato dal peccato, si becca tutte queste cose per l'indulgenza plenaria e muore se ne va dritto in paradiso. Ma perché molte cose non le fanno adesso? E chiudo. Anche se purtroppo questa è una nota dolente però. Perché se pensano che in paradiso si va lo stesso, che tu chiunque sia, qualunque cosa hai fatto, e questo grazie anche a tanti funerali celebrati da confratelli che faccio, li definisco incoscienti, ma quelli non possono essere incoscienti, perché sono preti, possono non sapere quello che dicono, non possono e non devono non sapere quello che dicono. E chi gli dà retta, non solo che non ci va subito in paradiso, ma se rischia l'inferno si rischia. A me che me ne importa di queste cose. Io se sta una cosa che Dio a quanto pare non vuole, la Madonna vuole sostituirsi all'errore di San Giuseppe, io se potessi andarmene in un eremo a piangere i miei peccati, che ce n'ho tanti da piangere, sparire dalla circolazione, d'accordo? Io partirei tra 5 minuti. A quanto pare non si può. Quindi io non è che mi diverto a queste cose, ma che me ne importa a me? Che me ne importa? Mi piace denigrare i miei confratelli per far pensare che sono santo soltanto io? Ma uno può pure pensarlo, ma io che sono santo non lo penso proprio, quindi non lo posso dimostrare, ma lo posso dire con sincerità di coscienza, che me ne importa a me? Che me ne importa? Per tante cose che si dicono arrivano soltanto i guai, arrivano, però queste cose le devo dire, perché? Per il bene delle anime che ascoltano. Perché se muori così, non soltanto che all'inferno sicuramente, sicuramente, quasi sicuramente diciamo sempre, non ce vai, ma c'è zero pericolo che te vai direttamente in paradiso. Questo non significa che non dobbiamo fare penitenza dei peccati adesso, faccio la santa morte, perché chi te l'ha detto che fai la santa morte? Chi te l'ha detto che non fai incidente, te sfracelli e non muori sul colpo? O che esci di casa come è successo a mio zio, esci a 50 anni, un bel pomeriggio, ciao, vado a lavorare, boom, secco, infarto, fulminante, morto in 5 minuti. Non ce l'assicura nessuno. E quindi dobbiamo fare attenzione a e non essere sciocchi.
Però se il Signore ci metterà in queste condizioni, dobbiamo pregarlo adesso. Non dobbiamo pregare, fammi morire all'improvviso, la notte mi viene un infarto nel letto così non sento niente, o robe del genere. Questa è una preghiera che fanno gli stolti, i cretini. Lucidi, se ci stanno a soffrire, meglio. Offri, per quella è la penitenza che ti chiede il nostro Signore. A San Giuseppe gliel'ha chiesto per mandarlo ancora più in alto in paradiso, perché San Giuseppe c'ha i peccati da espia. Se ce lo dovesse chiedere a noi, sicuramente ci abbiamo i peccati da espia, e poi se lo manda un po' più in alto in paradiso, non a me, a voi, va bene lo stesso, va bene, no? Te li prendi o no? Non è meglio così? Ok. Bene, Signore Gesù, penso che ciascuno di noi, spero, dopo questa meditazione, nella propria preghiera personale, farà una bella preghiera di darci la grazia di poter fare una morte cosciente, consapevole, gioiosa. San Giuseppe ha accettato tutto, ma lui sapeva bene che poteva anche andarla meglio, di meglio, ma comunque almeno il limbo un pochino gli toccava, un po' di anticamera, un po' di sala d'aspetto, perché il limbo quello sì che è una sala d'aspetto, il purgatorio no, ma il limbo sì, e lo era, perché Gesù ancora non aveva compiuto la redenzione. Noi siamo più fortunati, perché con la redenzione compiuta se facciamo una morte veramente santa, c'è il serio pericolo di ritrovarci rapidamente in cielo. Non per i nostri meriti, certamente, ma come dice il bellissimo canone romano, ma per la ricchezza del tuo perdono e per la immensa tua clemenza e anche per l'espiazione che ti abbiamo offerto. Possa in tutti noi esserci questa soprannaturale saggezza, e così sia. Magnificat anima mea Domino, et exultavit spiritus meus. In Deo salutari meo, qui respexit humilitate evangelii, sua celi me exopiata, me dice, in omnes generationes, quia fecit mihi magna, qui potens est, sanctum nomen eius, et misericordia eius, a progenie et progenies timentibus eum, fecit potentia in brachio suo, dispersi superbos mente cordis sui, depose potente se sede exaltavi tumi, et solientes in plei bonis, et divides timisi tinane, suscepidisere puerum suum, recordatus misericordie sue, sic ut robotus est a patres nostros, Abraham et semines in saecula. Gloria Patri, Filio e Spirito Santo, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro nunc benefici tuis qui est in saecula saeculorum. Amen. Deus dat nobis suam pacem et vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria, nos cum prole via. Benedicat Virgo.